Partito! Fa vedere, questo era il contenitore dell'acqua piovana. Cari amici, il contenitore dell'acqua piovana e facevano l'acqua calda e prendevano l'acqua direttamente da Parla di sopra, questo, dal ragazzi. tetto, e facevano l'acqua per il riscaldamento direttamente dal tetto, dall'acqua piovana. Infatti, come vedete, sopra è aperto. Qua, fantastico. Adesso lo Sì, beh, chiudevano, raccogliamo l'acqua e... Mauri, prendi pure. Sì, mamma Oh, mia. caspita. Siamo Ragazzi, direi che quindi con è stato youtuber Mauri disgustante. e con Stefano Urbex Urban Oh, una in bella una casa Lucrezia Urbex. disabitata. Cari amici, Oh, mamma mia. naturalmente anche Gennaro Aspetta, Gelmini, naturalmente. aspetta. Lì c'è il bidone Il che nostro trovo caro qui. Gennaro Gelmini. Gelmini. Come Eh sta, sì, Sara? abbiamo fatto la discoteca Non Solo Moda, poi abbiamo Dica. fatto la ASL. Allora, Parla di abbiamo qua, di fatto la qua. discoteca Non Solo Moda, abbiamo fatto la ex ASL, abbiamo fatto un ristorante abbandonato, Sì. poi una casa e lì è cominciato a stare poco bene, anzi è successo di Una tutto. casa che ci sono Ho stati cominciato a movimenti bruschi, ondeggiare lì come... spiriti, tipo queste cose qua. E poi questa casa qua, domani facciamo un'altra casa, però a Montalto, non qui. Adesso ormai è troppo tardi, non facciamo in tempo. Comunque, boh. Cosa vi devo dire? Qui Riprendimi un è attimo, tutto a posto. tutto a posto. Abbiamo. E niente, Cari amore. amici, c'era poi l'affare qua che andava davanti. Bellissimo, in questa casa disabitata siamo a fare addirittura una live col cellulare. Giusto. Quindi Gennaro Gelmini, Stefano Urbex Urban, youtuber Mauri Urbex Ciao, ciao. Vlog. Mauri, forza, coraggio, Sì. non ti Forza, giù. preoccupare di nulla. Garantia, La vita, garantia. forza, Preoccupatissimo pure, coraggio, va non timore. bene. È inusuale Sì, per me. la tua Sì, potenza, come mostra la tua no? potenza, Adesso ho fatto una bella i preghiera alla Matteo muscoli, la Montesi, pregante, voglia, la fatto il rosario. tenacia, l'invulnerabilità, sii Sì, forte. forte. Che Dio ci Oggi non liberi. sono stato Forza, tanto, la però potenza. oggi sono stato più burro che potenza. Beh, il burro lo mettiamo domani sul pane che ci serve, però. Però insomma. Scala, siamo saliti sopra. Fa vedere con la luce, Mauro, vi faccio vedere io. Siamo saliti sopra Sopra sta e scala che è abbiamo di fatto legno, vedere sopra. ripida Questa che non ti è dico, qua c'è un letto mitica. la stanza dove dormiva il pupo, dove dormivano i bambini, la stanza del lettino. Una culla anni 50, ma Anni, no, incredibile, beh, sì. vecchissima, minchia, 50 E sì. poi qua, Non la faccio fanno vedere io, neanche tieni più. Sì, aspetta. Faccio vedere io, qua, cari Scusate, amici, io vado dietro Gennaro, sì, qui. qua, la casa, assolutamente piena di roba. Questa è la cameretta, guardate che cose belle che avevano, caspiterina. Nel senso, noi non è che possiamo interessarcene, per carità, noi lasciamo tutto così com'è, però tanto ben di Dio, perché anche i vestiti, tutto, sono tanto ben di Dio, poi invece rimane così. Questo è un lampadario, riconoscete il lampadario degli anni 60? Certo, la tenda, sembra tutto degli anni 60, se tutto fosse in ordine, ma deve venire quel giorno che... Sarà tutto bello, tutto nuovo, tutto stupendo, tutto favoloso. I vecchi, anche qua, i vecchi vetri, scusa Mauri, i vecchi vetri smerigliati, anzi, a buccia d'arancia, a quanto pare, a buccia d'arancia. E qua un'altra stanza con i mobili, un'altra stanza. E guardate, sono sempre io, cari amici. Come vi posso riprendere? Così sono sempre io, Gennaro Gelmini, siamo qua in questa casa disabitata a fare un urbex notturno, il primo urbex notturno. Guardate, guardate, una cosina, le cravatte, guardate, altri vestiti. Qui c'è E Gennaro che Mauri, guida. adesso io Ci stop, sono i vestiti? ti faccio, sì, entra pure, adesso ti riprendo. Vestiti. Anche qua, Facciamo vedete, vedere i siamo vestiti. Hai a sempre noi, porta eh. tutta. È un urbex notturno, Cazzo. anche con la...
È partito, ed è partito, signore. Cari amici, qua abbiamo tutte le cose della cucina. Mica, qua tira un'aria, ragazzi. Ed è bellissimo. È un bottiglione di damigiana. Allora riprendo io adesso. Vino tu rosso prendi, in damigiana. Pure, tieni pure il accorto. Vino rosso in damigiana. Guardate, amici. Allora, la damigiana, siamo in cucina, in quella che era la cucina. Damigiana e poi varie la mensola, vari bicchierini, cappuccio, caffè, in questa incredibile casa abbandonata dagli anni 70 del 1900. Buonanotte, notte, notte Daniele Ravaioli, notte a tutti. Ciao, ciao Daniele, ciao. Sei stato quasi fino all'ultimo, bravo, bravo. E qua abbiamo addirittura un grammofono, un registratore, un mangiadischi del secolo scorso. E qua un mobiletto assolutamente riconducibile al secolo scorso, assieme agli youtuber Mauri e Stefano Urbez Urban. E qua ancora c'è addirittura l'odore ancora di vino e c'è tutta la parte con il forno, con le mensole. È un vecchio assolutamente lampadario, stile anni 60, biodegradabile, dagli anni 70 sta qua ed è biodegradabile. Fa vedere tutto. Shopper biodegradabile. Brava, ha fatto bene a accendere la luce. Dai, la sta vedendo. Tieni pure. È biodegradabile, qui, però sta osteria, qua sì. da seculum secularum, dal secolo scorso, 50 anni che sta qua, biodegradabile. Un macchinario agricolo del secolo scorso. Macchinario agricolo. La carrozzina anni 50. Ecco, è partito, stavolta è partito. Guarda tutto, una carrozzina anni 50, cari amici, porta fortuna per i bambini, eh? Sì, attento di tenere la testata. Adesso non ho chiuso la cosa. Perfetto. Con gli amici. Qui c'è la vetrata, i veder. E cari amici, abbiamo trovato anche questa casa nel bosco, addirittura un vecchio computer. Poi quello che rimane nella casa con le Alpi, con tutte le montagne. E poi, tornando dentro la casa, abbiamo un televisore di quelli che valevano un sacco ai tempi, a tubo catodico valevano un sacco. Poi qua abbiamo il salotto, avevamo pure il salotto, che bello, eh? E poi persone facoltose che avevano belle riviste a casa, mobili, addirittura la camomilla. Volete la camomilla? 1001 notti, Pompadour, camomilla con aromi d'arancia, cosine buone, però fa tutto parte dell'urbe.
anzi questa casa, a pensare che siano ambienti anche dal fatto di questi muri rossi. A volte le case rosse erano case proprio di persone abbienti, erano soliti sverniciare i muri di rosso. È il cosiddetto rosso, praticamente, come si usava anche qua, siamo in Piemonte, anche in Lombardia, lo chiamano sangue di bue, rosso sangue di bue, perché ai tempi nel Medioevo lo usavano proprio i nobili nel Medioevo. Facevano la terracotta e ci mettevano il sangue di bue per fare la terracotta rossa. E quindi il rosso è rimasto sempre un motivo di distinzione sociale. E a volte si colora di rosso, e come nel Medioevo col sangue di bue, e oggi la casina rossa. Così. Bene. Qua appunto per i mobili in legno, in stile, e qualcuno che vuole lo zucchero a velo con un po' di terribili dentro, c'è di tutto, non manca nulla. Bene. E questo poi è l'esterno. Ma qua era una parte ambiente, addirittura un bel Hai visto che era lì? Ho fatto due foto. Tavolo di vari. Ancora il disegno loro, Stefano. No, Stefano Urba Zurba, Stefano, il bambino che stava qui. Benissimo, allora magari continuo. Magari vi porto la parte esterna. Sono varie stanze, questa era la stanza dei bambini, vedete proprio, cari amici, la stanza dei bambini con il letto sul palco. Sì, stiamo facendo un tour totale. C'era qualcuno qui, c'era chi ha risposto, fino a poi è andato via, adesso non c'è più qua. Faccio vedere un istante fuori, cari amici. E cari amici, qui stavano la sera sotto la tettoia a godersi una volta il panorama sui prati, sui boschi, così piacevole. Cari amici, qua era il bagno, vedete i pesci, le alghe di questo disegno, la doccia e tutto il bagno, il portasaponetti, addirittura lo specchio per specchiarsi. Cose che possono servire. Limoncello pure. E noi continuiamo con il nostro gruppo. È caduto qualcosa. Stefano, youtuber Mauri. ma non niente. In bagno c'era un po' così. Benissimo. Noi continuiamo. Ah, questa una vecchia cucina incredibile. Una vecchia cucina, la vedete che era una cucina di quelle addirittura che i fornelli andavano con la legna. Questa è una cucina che i fornelli andavano con la legna. E qua addirittura abbiamo delle conchiglie. Questi erano ambienti. Addirittura tenevano le conchiglie e le mettevano per casa. Le conchiglie prese al mare era come un souvenir, vedete? E le tenevano qua in cucina. Poi abbiamo l'esterno, vari anche giocattoli, e poi quest'albero che mi è piaciuto assai. Mi sento stanco e stanco. Beh, io l'albero che mi è piaciuto un sacco, troppo bello. Noi andiamo e allora è ripresa mentre scendo, dai. Mentre scendo volevo farmi riprendere mentre scendevo tanto. Aspetta, ecco,
un altro urlo. Fa la capriola. È fatto, cari amici. Ok. Stasera ce n'abbiamo un altro, ce n'abbiamo. Ultima casa da vedere. Sì. Ecco, cari amici, siamo all'ASL abbandonato. Ecco, da una bella finestra, il bagno, e noi iniziamo. Sì, sì, certo. E Mauri, cambiamoci anche per farci un saluto. Salutiamo, siamo in un ASL, aspettate, YouTuber Mauri e Gennaro Gemini, e si continua. Si continua. Wow, all'ASL di Ivrea, all'ASL abbandonato, ci sono migliaia di vetri in frantumi, bisogna andare molto piano, se no i vetri entrano nelle scarpe. Qua una hall, qualcosa del genere. Tutto vetro in frantumi. Non è stato neanche ripulito questo posto. Cari amici, siamo qua all'ASL abbandonato a Ivrea. E quella zona di là. Mauri, vuoi che... Dobbiamo stare uniti, certo. Perché purtroppo questo è un posto pericoloso e sì, c'è il rischio che non possiamo stare divisi. Ah, lì c'è una... Va. C'è una svastica con la cosa. No, quindi... Così qua. Qua ci sono... Attenzione ai vetroni qua. Che... Stiamo continuando. Un po' più in basso. All'ASL, insieme a tutto il gruppo. Bene. Tra poco ti riprendo io. Come si può trovare anche il floppy disk? E qua... Sì, un floppy disk dei tempi che furono, ma io ce l'ho ancora, eh. A casa li tengo, anche se non ho più un lettore che mi funziona. Perché un giorno o l'altro magari... Questa qua era... Questa qui era l'entrata, era? Dell'ASL. L'entrata dell'ASL. L'ASL abbandonato. Allora... sto riprendendoti tu, va bene? Ok. Un mare purtroppo stiamo continuando all'ASL di Ivrea. Terzo urbex. In pratica Stefano era un ASL dedicato a... Facciamo le medicine, facciamo i preghieri, facciamo tutte queste cose. Facciamo. Ok. No, avevo vicino alle dita della ragnatela che me l'ha venuta, per questo facevo la faccia strana. Cos'è? Ah, vedete, bisogna stare attentissimi qua. Mi era venuta una ragnatela. E questo, tutto questo, fa il giro, fa le macchinari vecchio. Sì. Proprio qui. Una parte di un... una parte tutto, e qua l'altro androne che poi si prosegue e si va da ricongiungersi dove eravamo prima, delle strane bobine, cari amici. E cari amici, adesso ci accingiamo a vedere un bar abbandonato su uno splendido lago. Secondo urbe. Gennaro Gelmini. Secondo urbe. YouTuber Mauri. YouTuber Mauri e tutta la combricola con Stefano Urbez Urban.
Benissimo, cari amici, andiamo. E con l'autista un po' qui fa il Schumacher. Mauri, riprendimi un attimo. Aspetta, aspetta. E dopo, tra pochino faccio a te, così. Magari insieme. Cari amici, facciamo tipo una ripresa live. Andiamo verso questo popò di bar, ristorante. Bar, ristorante. Io vado pure più avanti, tu vai con calma. Va con calma. Aspetta la natura. Attento, detto. La natura. Troppo bello, Mauri, vieni pure. Io vado più avanti per fare la ripresa panoramica. Tu vieni con calma. Un pub, sembra un pub irlandese abbandonato. Murphy's Pub. Il Murphy's Pub. Il Murphy's Pub mi sembra che Morpheus, il dio della notte. Quindi riprendi Mauri da qui. È un pub, sembra dedicato al dio della notte, allora. Il pub della notte. Qua un bell'uccellino e qua il lago. Continuo con le riprese. Guardate, cari amici, siamo a un lago stupendo e qua il bar ristorante. Murphy's Pub, un pub dedicato al dio Morfeo, il dio della notte, con panorama, qua ciò che resta, panorama verso il lago, incredibile. E cari amici, questa è la vista appunto sul lago, dal ristorante, pizzeria. Adesso vi facciamo vedere assolutamente tutto, troppo bello. Mauri, partiamo con le riprese. Va bene. YouTuber Mauri, eccoci qua, io sono qui. Siamo col gruppo di Stefano Urbex Urbana. Il gruppo di Stefano Urbex Urbana. Mettete un like, iscrivetevi se volete, se potete. È fantastico. Qua una bella giornata per il record, scritto in inglese. Qua poi abbiamo le, ditemi, guarda che le foto di chi è venuto a suonare, ditemi, qui al bar. Alcune foto al bar, ristorante. Era rinomato questo posto. Guardate chi è venuto a questo bar ristorante, un posto veramente fantastico, con grandi artisti, grande divertimento, veramente. Mauri, un attimo, ecco che continuiamo le riprese. Mauri, un bellissimo posto, qua era anche bar. Attento, non farti male. Qua si faceva anche lavoro di bar, si veniva, si divertiva, e quella la sala. E poi, appunto, Mauri, qua. I grandi artisti che hanno suonato, hanno cantato, le grandi. Bene, continuiamo. Bene, perfetto, io voglio far vedere assolutamente qua un murale. Voglio far vedere assolutamente tutte le parti. Qua una cucina. E qui, cari amici, il fantastico forno per fare la pizza, un luogo veramente speciale.
Guardate che bello. Prendo la camera. Che ne dite? Il forno delle pizze. Che ve ne dite di una serata qua? Era qualcosa di speciale, lì una cassettiera e qui appunto al lago, allo stupendo scenario sul lago, e qua si veniva anche a fare le feste, venivano la sera, ballavano, si sedevano ai tavoli e mangiavano quella pizza di quel forno fantastico. E cari amici, bello, pensate a una bella serata qua in compagnia degli amici, portare la propria fidanzata anche, possibilmente, a mangiare una pizza qua, è già un tocco di classe. Era un tocco di classe, speriamo che questi posti tornino come prima. Guardate che bello il panorama sul lago e mangiare una pizza qua, cosa ne dite? C'era una certa Valenza, ma guardate che posto incredibile. E lì sopra le montagne abbiamo lo scenario di uno splendido posto. Libero da ogni catena, esprimo quello che ho dentro. Awake. Awake sarebbe il vedere prima, vedere oltre, qui al bellissimo posto, con Stefano Urbez Urban, speriamo che si vede oltre, poi youtuber Mauri Urbez Vlog, e Gennaro Gelmini a far vedere ancora questo posto, una rapida ripresa, abbiamo quindi immaginate, fai un po' largo Mauri, immaginate che bello venire qui a farsi una pizza con la propria fidanzata, con la propria moglie, con la propria famiglia, e mettere su famiglia, lavoro e sabato e domenica, ma va bene con serietà a fare una bella pizza in compagnia. Guardate che bello, andiamo, ci avviciniamo verso il lago. Questa è la parte del lago, luogo stupendo. Una rapida panoramica. Fantastico. Magari sì. Un attimino. Prima di andare. Veramente troppo bello, un luogo stupendo. E dentro, noi siamo venuti appunto dal sentiero lì, e dentro tutta la parte interna fino a basta qua, il forno della pizza, tanto in giù e io faccio vedere da lì. Questo bellissimo forno delle pizze. Fantastico. Qui la parte dietro, col sottoscala, scendiamo per una rapida panoramica sotto, le cantine con la parte del riscaldamento sicuramente, tubazioni, dietro il ristorante, pizzeria, bar, abbiamo un grande masso erratico e continuiamo ad andare avanti. E cari amici, anche la roulotte
di questa parte, bar, ristorante, pizzeria, al lago. Che lago è, Stefano? Il lago San Michele, questo. Lago San Michele. Bene. Livrea. Ciò che rimane di lago l'osso. L'hanno sfondata tutto e sono scappato. Sì. Attenzione, che se si guarda sfonda. Guarda che si spacca, Eccomi. Se prendi pure la roulotte, sono qua dentro la roulotte, ci attrezziamo col fornello, spaghetti. Lì avevano fatto una scorreggia, ce l'hanno buttato giù. Buttato giù il pezzo di aspetta. Bene. Ok. E quindi? Va bene. Benissimo con il nostro gruppo, con YouTuber Mauri, Stefano Urbez Urban, bellissimo, mettete un like, mettete un like. E iscrivetevi, doppio like. Fino a qua al lago, quindi bellissimo, bar, ristorante, pizzeria, campeggio. C'era qua un piccolo paradiso. Ecco, lì c'era il lago. E lì c'era il lago. Siamo qua sul lago e guardate, ecco il bar, ristorante, pizzeria dove guardava. Su uno splendido lago, il lago San Michele. E qui c'è anche una casetta di legno. E lì abbiamo un'altra roulotte, o più che altro ciò che rimane di una roulotte, sempre qua al bar, ristorante, pizzeria. Ecco cari amici, questo era l'attacco elettrico per le roulotte, per il campeggio, un tempo, e qua appunto il lago San Michele. Siamo a Ivrea, Piemonte, Italia. Qui al bar i bagni e difatti l'hanno scaraventati fuori. Cari amici, andiamo verso quelle montagne lì, sopra proprio i monti del Piemonte. Adesso. Amici, stamattina è stata una mattinata per ricordare il passato, i bei ricordi del passato. Evidentemente dovevamo ricordare qualcosa di bello del passato. Stamattina io mi sono trovato sbagliando treno, ho preso un treno per Arona senza volerlo, che doveva passare un treno per Novara. Mi sono ritrovato a Bustarsizio, provincia di Varese, perché Bustarsizio per la casa fa parte dei ricordi miei passati, anche dell'infanzia, dalla scuola a un po' tutto gli anni, vari anni, decine d'anni. E vado a fare colazione dovendo aspettare il treno a Bustarsizio. Fatto sta che ci siamo ritrovati poi Novara, mi sono ritrovato quindi Gennaro Gelmini e YouTuber Mauri che sono qui, che anch'io ho i miei ricordi di questa città qua, Novara. Ne parlavo nel mio video che infatti qui sì. 10 anni fa, nel 2008, su quelle panchine là dove sta seduta la gente, io avevo incontrato la mia, quella che divenne la mia compagna, poi e dopo quindi, naturalmente adesso è vabbè, e quindi una mattinata di ricordi, una mattinata di ricordi, dei flash, la mattinata di ricordi. Infatti è stata una mattinata un po' strana, ma che comunque infatti le giornate era così anche a con 10 anni fa, YouTuber così, Mauri Urbez Vlog. Sì, giornata fantastica di sole . E in breve, perché adesso chiaramente ci dobbiamo vedere con Stefano Urbez Urbana, con Stefano Urbez Urban, molto in fretta, perché lui ci sta aspettando.
non ci capita un treno Novara, perché adesso siamo a Novara, e non ci capita un treno Novara-Ivrea diretto, ci capita un treno Novara-Ivrea diretto. Quindi abbiamo perso un sacco di tempo purtroppo stamattina, però adesso recuperiamo tutto perché abbiamo questo treno diretto. Quindi fantastico, una giornata, una mattina di ricordi. Oggi è sabato 14 aprile 2018, una mattinata di ricordi in attesa di Stefano Urbez Urban con treno diretto a Ivrea, quindi recuperiamo il tempo. Gennaro Gelmini e YouTuber Mauri, sempre qui. È sabato, è un sabato da aprile, finalmente una bella giornata dopo tanta pioggia e il clima è abbastanza gradevole. Fantastico. Siamo a Novara e bene, bene, quindi non ci poteva andare meglio, nonostante qualche piccolo intoppo, ma non ci poteva andare meglio. Adesso recupereremo. Quindi niente, fa panorama qua, sì. Qua fantastici fiori, fantastici uccellini. Vedete che carini, già tubano, speriamo ci partino un gran bene. E poi lì abbiamo la statua a Garibaldi, la statua a Garibaldi, l'eroe dei due mondi, e qua una fantastica fontana. Adesso... E adesso andiamo da Stefano Urbez Urban che ci aspetta a Ivrea con il treno diretto. Fantastico. Queste sono le montagne che ai tempi rappresentavano lo spartiacque tra la parte del terreno e la parte delle acque. Quando la pianura padana non c'era ancora, c'erano quei monti a spartiacque delle acque. Incredibile, cari amici, l'aereo e le montagne. E viene verso di noi l'aereo. Ah, uno spettacolo gratuito per tutti, cari amici. Fantastico. Qui dai monti del Piemonte, addirittura già verso la Valle d'Aosta. E dietro i monti l'aereo, e questi sono i nostri monti qua in Piemonte, al confine con la Valle d'Aosta. Oggi fantastici voli. Volo planato, deve essere che praticamente stanno facendo esercitazione per i voli per l'antincendio, per andare a spegnere gli incendi. Deve essere così, per come volano. Arriva! Incredibile, cari amici! Tutto per noi! Spettacolo garantito! Sopra le Alpi del Piemonte! Volo planato addirittura! Aereo a volo planato! Qua c'è una pianta davanti! Bene, bene cari amici, ancora qua dai nostri monti, anzi monti piemontesi.
abbiamo un pilota d'aereo tutto per noi oggi. Nel sole, nella luce. Qui alle nostre montagne che ci attendono, inesorabili. Caspiterina, sopra qua passa, lo sapevo che prima o poi ci passava sopra, vuol dire che ci ha visto e ci ringrazia del video, fantastico. Fantastico, cari amici. Deve essere un'esercitazione antincendio o qualcosa del genere. Stanno imparando, oppure sono già provetti, ma anche piloti provetti devono sapere sempre di più, sempre oltre, perché le stelle chiamano, chiamano sempre. Chiamano e amano. E noi amiamo le stelle. E cari amici, l'aereo ancora continua. E cari amici, abbiamo avuto il piacere pure di questo volo acrobatico a Ivrea. Io sono subito corso poi su al Ponticello anche a filmare. È bello. Un volo acrobatico può essere sicuramente per esercitazione, perché più volte, e può essere anche per esercitazione da incendio, così. Fantastico. Qui da Ivrea ai monti, sopra Ivrea. Bellissimo, eh? Com'è? Bellissimo, mi piace un sacco. Fantastico. Fantastico. I nostri amici sono lì con le borse, che stiamo sempre in completa organizzazione per nuovi urbex, nuove sperimentazioni. E la storia, come tutte le storie, ha un principio e una continuazione. Tutto continua, nulla si distrugge, tutto si trasforma. La vita è immensa, la vita è varia, la vita è gioia.